Buonasera. Torniamo qui questa sera per parlare di un nuovo prodotto, una nuova lente che avrà un futuro brillante, ne sono sicuro. Si tratta di una lente, una nuova EDOF, e vedremo le varie presentazioni di questa sera che daranno i risultati di questa lente. Sarà con me il dottor Ligabue, il dottor Figini e il dottor Guardi di Roma. Passiamo al... cedo la parola adesso al dottor Gualdi, che prosegue la comunicazione. Scusate, c'è stato un piccolo interferenza. Prego. Buonasera a tutti, ringrazio il dottor Buratto per il gentile invito e l'Alcon per il supporto. Parliamo quindi di Viviti, e per parlare di Viviti ricordiamo tutte le IOL che esistono al giorno d'oggi per la presbiopia, dividendole, suddividendole in accomodative, a singola e a doppia ottica, in multifocali, come le bifocali e le trifocali, e infine le EDOF, che cercano di sopperire un po' gli effetti collaterali delle multifocali, che si dividono in diffrattive e non diffrattive. Oggi soprattutto gli effetti collaterali come gli ELOS e i glare, ad esempio, sono il più grande motivo di insoddisfazione che inducono noi chirurghi a non impiantare IOL per la correzione della presbiopia. In Italia sono soltanto il 2% di impianti di multifocali, e questa è una percentuale molto molto bassa, proprio perché gli effetti collaterali inducono molto timore nell'impianto di noi chirurghi. E per sopperire a tutto ciò sono nate le EDOF, che comunque, come i dati di letteratura riportano in questa review, comunque offrono un miglior risultato da lontano, però comunque le EDOF diffrattive hanno una visione comunque inferiore da lontano rispetto a quella di una monofocale. E in questa review Cohen conclude dicendo che dal punto di vista ottico la tecnologia non diffrattiva delle EDOF di ultima generazione, non diffrangendo la luce, dovrebbe mitigare questo gap. In realtà Alcon propone la Viviti non come una EDOF in generale, ma la tipologia a cui si avvicina di più è una EDOF non diffrattiva, sebbene nel suo materiale è unica, per cui non la possiamo classificare come una EDOF vera e propria. E la IOL è una tecnologia brevettata X-Wave, che allunga esposta il fronte d'onda. Questa tecnologia consiste principalmente in due elementi di transizione che sono posti sulla superficie della lente, che simultaneamente allungano e spostano il fronte d'onda, creando un range di fuoco esteso e continuo. I due elementi sono divisi nel primo, sono nella zona ottica centrale 2,2 mm, il primo è un plateau di un micron di altezza che allunga il fronte d'onda, creando un range di fuoco esteso e continuo, mentre il secondo è un piccolo cambio di curvatura indotto sempre nella zona ottica centrale, che sposta il fronte d'onda per utilizzare tutta l'energia luminosa disponibile. La cosa importante è che la luce non viene mai divisa in più punti focali, come ad esempio avviene nelle IOL multifocali. E quindi la tecnologia X-Wave, allungando e spostando il fronte d'onda, crea un range di fuoco esteso e continuo. Vedete la differenza tra ad esempio un IQ e una Viviti e i due elementi di transizione nella zona ottica centrale. Questa è una diapositiva che spiega come è fatta la lentina vista di profilo. Vedete il fronte d'onda creato dalla superficie anteriore della IOL con questa doppia gobbetta, mentre nella parte posteriore della IOL avviene lo shift della luce, che sposta il fronte d'onda, e quindi c'è un fronte d'onda ritardato e avanzato. E qui vediamo il wavefront spostato proprio per creare un range di fuoco più esteso, sia nella visione per lontano che nella visione per intermedio, e vediamo come si sposta appunto anche nella visione per vicino. In questo filmato dell'Alcon è ben rappresentata la lente con la sua zona centrale, 2,2 mm centrali, con la superficie in cui viene evidenziata il plateau di un micron e anche il piccolo cambio di curvatura. Grazie a questa tecnologia della lente, a questa geometria, come vediamo in questa immagine,
la luce che viene normalmente proiettata nella presbiopia come defocalizzazione rispetto alla macula, con questo tipo di tecnologia la luce viene praticamente spostata, il focus viene spostato e quindi c'è uno stretching che permette di avere un range di fuoco esteso e quindi riesce il paziente ad avere una visione buona un pochino a tutte le distanze, con un lontano ottimo, ma con un ottimo anche intermedio, quindi una visione come computer, telefonino, molto buona, e un vicino funzionale buono. E quando vediamo questa immagine capiamo bene come il fuoco è molto differente tra una YOL EDOF diffrattiva, come vedete è splittato dalla multifocalità, mentre è molto l'estensione del range di fuoco è molto più ampia rispetto a una monofocale, come vediamo in questa prima immagine, ma la qualità della visione è mantenuta proprio come una monofocale. E nei risultati presentati da uno studio globale dell'Alcon mostrano proprio come la visione da lontano è molto simile a una YOL monofocale, e però abbiamo anche, e quindi ad esempio come la IQ, che è una sferica, un'ottima monofocale, e però abbiamo qui in questo caso in visione naturale, in binoculare, un ottimo intermedio e un buon vicino funzionale, in maniera naturale, senza bisogno di mettere occhiali. Questi sono i nostri risultati personali, che sono molto simili a quelli che abbiamo appena visto. Nessun paziente porta occhiali né da lontano né per intermedio, qualcuno da vicino ha bisogno di un più 1,50 a seconda della biometria, se abbiamo emmetropizzato perfettamente o il risultato è lievemente impreciso. Gli effetti collaterali dello studio globale sono molto scarsi, proprio perché si riflettono un pochino come quelli della YOL monofocale, sono molto, molto bassi e sono compatibili con una YOL sferica da lontano, quindi non sono maggiori come in una EDOF diffrattiva o addirittura in una multifocale. Anche nei nostri casi abbiamo notato pochissimi effetti collaterali, tra il 10 e il 15% di ELOS glare, che è compatibile anche in questo caso con una YOL monofocale. In questa diapositiva dell'Alcon viene mostrato proprio come il paziente riesce a fare tutte le attività senza bisogno degli occhiali, avendo anche un'ottima curva di defocus, come vediamo in quest'altra immagine, che è molto flessibile per lontano, portando un range di fuoco continuo da lontano fino ad un vicino funzionale senza bisogno di occhiali. Vi ho portato anche un filmato proprio per entrare nella pratica clinica. Noi utilizziamo quando possibile appunto sempre il 100% il laser a femtosecondi per la chirurgia della cataratta, e chiaramente negli YOL premium ha ancora più senso effettuare una capsulotomia ben centrata, proprio per avere una sicurezza maggiore di avere un impianto più sicuro e preciso con una lentina centrata. In questo caso effettuiamo una capsulotomia, questo è il nostro pattern preferito di frammentazione, con un nucleetto, un cilindro centrale, lo spider, la croce per il nucleo. E in questo caso è un filmato della nostra prima torica, BVT torica, e vi risparmio naturalmente tutto quanto l'intervento per motivi di tempo, per cui ci andiamo a concentrare sull'impianto della lentina. In questo caso vediamo proprio da come quando si apre dalla scatolina, proprio perché è molto simile a un IQ, se la vedete è difficile andare a notare le differenze. In questo caso è una torica, soltanto andando a tiltare la lente in un certo modo si riesce ad apprezzare quali sono le caratteristiche che vi ho appena descritto. In effetti è proprio questa superficie di un micron che rende la lentina, le caratteristiche di questa lentina difficilmente apprezzabili a lampada a fessura, e soltanto tiltando la luce in un certo modo si riesce a notare la parte dei 2 mm centrali. E in questo caso, appunto, proprio grazie a queste caratteristiche che non si hanno tutti gli effetti collaterali di una YOL multifocale, quindi vedete, grande ingrandimento, si riesce a apprezzare la zona centrale con la toricità della lente che è sulla superficie posteriore, è asferica,
Qui vediamo l'inserzione della viscoelastica, in questo caso del ProVisc, e dobbiamo posizionare la lente nel nostro cartridge, sempre con la solita manovra, con le due aptiche al di sopra del piatto ottico con molta delicatezza. Qui vedete attraverso un altro in posizione di ingrandimento, e a questo punto, sempre con delicatezza, viene portata la lentina in avanti e messa nel cartridge, nel iniettore. In questo caso, essendo una torica, vedete che è difficile notare la parte centrale, e andiamo a togliere tutta la viscoelastica di sotto della lente, proprio perché è molto importante che poi non ruoti, e quindi eseguiamo la nostra manovra di rimozione della viscoelastica, e poi infine la centratura, che ovviamente non è importante solo per quanto riguarda la toricità, ma anche per la centratura dell'anellino centrale, perché comunque sicuramente un decentramento è molto più tollerato di una IOL multifocale, ma appunto più la centriamo sicuramente meglio è per avere tutti i massimi benefici. E questo è l'impianto il giorno dopo, la lentina non ruotata, e questa in luce aneritra, come si riesce ad apprezzare le caratteristiche geometriche della parte centrale, che si possono verificare anche in aberrometria, e qui vedete in scala di colori, come è possibile vedere addirittura in micron la parte centrale del un micron di altezza, come è ben evidente aberrometricamente. E infine l'ello profile degli aloni della lentina è una diapositiva dell'Alcon, in cui viene studiato e mostrato che il PSF è praticamente quasi identico a quello di una monofocale sferica di ottima qualità come l'IQ, mentre in due tipi di EDOF, come vedete, la luce è più sparata, e quindi la qualità della visione non è ottimale come quello della Vivity, con cui abbiamo una buona esperienza. Noi abbiamo impiantato 40 casi finora, e alcuni casi sono anche monolaterali, devo dire, con i pazienti che non notano nessun disturbo, soprattutto nella monolateralità, sono molto contenti. Chiaramente quando faremo il secondo occhio beneficeranno al massimo della lente. Poi dopo nella discussione probabilmente parleremo di queste cose. E per adesso io ho finito, vi ringrazio e passo la linea in studio per le altre relazioni. Grazie mille. Luca, grazie mille per questa bella presentazione della lente. Io poco fa ho detto che ho impiantato questa lente solo in occhi molto favorevoli, con cornea bella, topografia bella, OCT bello, eccetera, eccetera. Ma adesso sicuramente, dopo la prima esperienza, intendo cambiare. Ma Luca, dimmi una cosa, secondo te questa è una lente per casi speciali, una lente da selezionare per casi particolari, oppure una lente che può andare bene per tutti i pazienti, indipendentemente dal fatto che siano perfetti dal punto di vista, diciamo, esami, o che abbiano qualche piccola problematica? Ma sicuramente nella selezione preoperatoria vanno fatti tutti gli esami che facciamo di routine per la selezione di una IOL premium. Chiaramente questa lente può essere considerata come criterio di inclusione quasi come una monofocale, nel senso che perdona qualsiasi piccolo effetto collaterale della multifocale, come una lievissima magari membrana epiretinica o un lievissimo astigmatismo che magari comprometterebbe uno 0,50-0,60 di astigmatismo sulla cornea. Una multifocale con una Vinity sicuramente è perdonato, così come un angolo K. Chiaramente non dico che va messa negli angoli K elevati, però ovviamente gli effetti collaterali di una Vivity sono molto minori rispetto a una multifocale diffrattiva, e quindi i criteri di inclusione sono praticamente quelli di una monofocale. E noi diciamo che la impiantiamo in tutti quei casi in cui il paziente necessita di una visione soprattutto intermedia ottimale da lontano, e che non avrebbe problemi eventualmente a mettere un occhialino da vicino leggero in alcune condizioni di luce particolare, o magari per cucire, o magari vedere le scritte piccole dei farmaci. Quindi un occhiale che userebbe
molto poco comunque durante la giornata, quindi chiaramente non metterla magari a un orafo, ma comunque si può mettere magari anche a persone che escludevamo per la multifocale, come ad esempio i night drivers, le persone che guidano la notte, comunque vedendo anche i risultati sulla sensibilità al contrasto, la berrometria, il PSF, l'MTF, vediamo che comunque i dati sono molto buoni, quindi non tutti i pazienti a cui l'abbiamo impiantata, quantomeno siamo stati abbastanza rigidi nella selezione inizialmente, soprattutto perché avevamo paura che questi avessero degli aloni e creassero dei problemi. Invece devo dire che da lontano sono molto contenti, nessuno si è lamentato di avere disturbi particolari, quindi la selezione è molto più semplice rispetto a una IOL multifocale. Benissimo, grazie mille. Cedo la parola al dottor Ligabue che ci presenta la sua casistica. Nel frattempo, se tu Figini hai qualche commento da fare. Che i dati concordino con le impressioni iniziali che abbiamo tutti. Ecco. E sulla selezione dei pazienti, per adesso noi ci fermiamo, come diceva Lucio, quelli che non hanno patologie retiniche o corneali, insomma. Ecco. Però mi pare di condividere come impressione tutto quello che hai detto tu, Luca. Ma guarda, il mio atteggiamento adesso sulla selezione è passato dalla prudenza ovviamente dei primi casi alla domanda inversa: perché non devo impiantargliela? Cioè, dammi una ragione per cui non devo mettere questa lente e devo scegliere una monofocale, per esempio. E alla fine è diventata la lente di la mia prima scelta, sempre, insomma. Infatti adesso siamo già quasi 250 impianti, quindi è una lente che sta veramente dando tanta soddisfazione non solo al paziente, ma al chirurgo, perché non vi nascondo che si dorme più tranquilli, perché quando si lavora con le multifocali a volte si ha sempre paura, ma poi il paziente si lamenterà o meno, invece così sono molto molto più rilassato. Se vediamo, abbiamo un risultato abbastanza per me sorprendente, perché partendo dal presupposto che è una EDOF, ovviamente col paziente non abbiamo mai promesso di leggere senza occhiali. Effettivamente alla fine abbiamo perfetta visione da lontano, intermedio perfetto, ma un utilizzo di occhiali per la lettura, intendo la lettura del libro, a 40 cm al 50% che li mette saltuariamente solo per caratteri piccoli con poca luce, e un 20% non li mette mai. Quindi abbiamo dato un'ottima qualità visiva. Il paziente che a volte arriva già prevenuto dicendo: ma ci sono queste lenti multifocali, però non so, dottore, cosa ne dice? A quel punto lì una lente come questa ci mette tutti contenti. Vai pure avanti. E non abbiamo mai avuto problemi di glare, di aloni riflessi. Sono alcuni pazienti, c'è un caso particolare dopo, hanno una lente monofocale impiantata tempo prima e una Vivity nel secondo occhio, e devo dire che non si accorgono della differenza in termini di qualità visiva, ma si accorgono della differenza in termini di naturalezza della visione, cioè si apprezzano una maggior elasticità della focale. Questo è molto importante, perché per esempio se tu impianti una multifocale in un occhio e il paziente dall'altra parte è ancora in attesa degli interventi di cataratta, nota molto la differenza fra un occhio e l'altro come qualità visiva. E infatti, poi, per cui è sempre, invece in questo caso proprio devo dire che i dati sono confortanti, perché la qualità è reale, non è un modo di dire, insomma. Proviamo ad andare avanti ancora, vediamo, abbiamo ancora qualche cosa, no, tocca Innocente. Ecco, sulla micromonovisione, scusa, perché tu lo penalizzi sul lontano e penalizzi l'intermedio, ecco, la giochi sempre. No, attento, è 0,25 e 0,50, è un 3-4 decimi, è pochissimo, però... Penalizzi pochissimo per lontano, il paziente non se ne accorge. Guarda, anche noi abbiamo una bella esperienza con la micromonovisione. Io faccio anche qualcosina di più, un 0,50, 0,75, perché così ho
fornisco la maggior profondità di fuoco. Il paziente è più contento nella visione da vicino, visione intermedia, visione da lontano, e non, francamente non lo notano, a meno che non ci sia proprio la persona super pignola che va lì a chiudere un occhio in continuazione. Devi avvisarli bene, perché prometti una monofocale e miopizzi di mezza diotria. Sì, ecco. Ma io lo dico a tutti che gli faccio la micro monovisione. Devi scegliere bene l'occhio dominante anche. Sì, sì, comunque non è così semplice tenendo conto dei pazienti che incontri adesso. Cominci a operare prima o l'occhio non dominante, lo tieni a target 0,50 e poi ti regoli sul secondo. Comunque non prometti una monofocale, perché la monofocale no. Non... Va bene, dai, comunque, ci siamo capiti. Toccherebbe me adesso. Se tu usassi una monofocale per ottenere questa visione da vicino, dovresti penalizzarlo a meno 1,50. Sì, però prometti una monofocale per lontano, quindi va bene, comunque ci siamo. Allora, l'esperienza personale nostra dell'impianto di lente Vivity, una IDOF che abbiamo detto non diffrattiva. Ecco, dimmi, scusa se ti interrompo subito, che differenza c'è fra una IDOF normale, chiamiamola normale, diciamo più classica rispetto a questa lente qui? Quelle che vengono presentate come IDOF, c'è il problema degli altri, cioè, qual è la differenza in termini di risultato? Aloni e Glare presenti nelle EDOF che ho usato fino adesso, non facciamo i nomi. In questa non ci siamo, perché non ci sono. Quindi tutti è già una differenza, diciamo, funzionale molto importante questa. Ecco, sulle caratteristiche della EDOF ha già detto molto Luca e voi, per cui andrei solo allo scopo di questo studio, di questa relazione, insomma, che era duplice. Uno, fornire dati clinici real life, e l'altro invece dare dei risultati quantitativi sulla formula biometrica. Allora, questa è la casistica, sono più di 200 occhi, però gli occhi studiati che quindi vengono riportati nei dati sono solo 108 di 54 pazienti. E questo è il limite più grosso, torno pure indietro, guarda, perché il limite più grosso di questa presentazione. A febbraio c'è stata Evolution e allora è stata presentata la rete Torica, poi a marzo è venuto giù il mondo, sappiamo che è successo, per cui la ripresa è stata chirurgica, molti pazienti hanno annunciato l'intervento, la ripresa è stata su settembre, quindi il follow up di solo 3 mesi, che può essere per certi aspetti un limite, è legato a quello. Per di più una lente che copre da più 15 a più 25, quindi anche questo limita la proposta. Comunque vediamo i risultati, i dati preoperatori sono, non credo di starci lì, i risultati, ecco, interessanti da 1 mese a 3 mesi sono sovrapponibili. E vediamo la acutezza visiva corretta, l'acutezza visiva intermedia mi interessa, sui 10 decimi. Sul vicino, non usando la micromonovisione, abbiamo 2-3 di REC. Ecco, questi 108 pazienti sono stati sottoposti tutti a questo Quality of Vision Score Test, un test usato in tanti studi clinici per valutare qualitativi il visus soggettivo. È stato studiato 10 anni fa, è da 10 anni che viene applicato questo test. Dimmi una cosa, questo abbiamo... lo leggevano senza occhiali o con gli occhiali? Questo prima lo leggevano con gli occhiali, per metro che adesso lo leggono senza. In questo test c'è innanzitutto Glare, Aloni e Starwood, ma Luca ne ha già parlato, e poi la fluttuazione delle immagini, e poi la diplopia, e poi la difficoltà di messa a fuoco, la profondità di calcio. Ci sono una serie di domande che adesso non sto ad elencare, perché il tempo è breve che abbiamo a disposizione. In sostanza, un test, guardiamo il primo punteggio. Punteggio a 15 a 90 vuol dire che il punteggio pessimo sarebbe 90, e 15 a 90 sono disturbi minimi che sono esattamente sovrapponibili a quelli, se noi facciamo un quality test vision, a quelli della monofocale. Mai nessun sintomo, neanche che le Aloni e Stargos hanno superato 1,4. Quello che riporto al punto 3 è che la paura che noi abbiamo, di cui tutti abbiamo parlato adesso, soprattutto Luca, è il timore che ci ferma sulle multifocali, gli Aloni, i Glare e la Stargos. Sono esattamente sovrapponibili a quelli della multifocale. Ecco. Ripeto, però, sono solo 108 occhi di 200 casi, ma quelli studiati bene sono questi. Ecco, questo è per i dati. Io ho aggiunto qualcosa riguardo la formula biometrica da usare.
Allora, noi siamo partiti come suggerimento che ci aveva dato l'Alcon a Barcellona, quel gruppo ristretto quando aveva presentato per la prima volta la Vivity, con l'SRKT. E lì c'è stato un grosso lavoro di testare, oltre l'SRKT, testare le altre formule. Quindi in alcuni casi la Offer, l'Aegis e tutte le altre. In pratica era un lavoro di capire cosa sarebbe successo avessi usato un'altra formula. Ecco, su in alto ce l'hai. Cosa sarebbe successo avessi usato un'altra formula. Quindi ci ha spostato un po' questi primi studi, queste prime analisi, verso la Barrett. Poi a Evolution abbiamo incontrato un po', ci siamo rincontrati con i 10 a cui era presentato Barcellona la Vivity, e lì un po' tutti avevo capito che preferivo usare la Barrett sull'RSHT. Sommando queste analisi, come ci comportiamo adesso? Le formule che usiamo sono o l'SRKT o la Barrett. Sono interessanti quei due grafici, non facili da leggere, come dicevi tu, Lucio. Comunque, la Barrett è vincente sulla lunghezza assiale. Quando noi abbiamo occhi che superano i 25 mm di lunghezza assiale, usiamo sempre la Barrett. E il grafico a sinistra, la formula vincente, cioè quello spicchio arancione corrisponde ai pazienti che hanno lunghezza assiale superiore ai 25, in cui applicando la Barrett il risultato biometrico è stato per noi molto soddisfacente. Sulla lunghezza assiale invece tra EGA Barrett e RSKT non c'è nessuna differenza di sotto di 25 mm. Il grafico di destra invece riporta l'osservazione che sempre Arrigo e Gambaro mi hanno fatto sulla profondità della camera anteriore. Quando la profondità della camera anteriore è superiore a 3,60 usiamo la Barrett, inferiore a 2,80 l'SRKT. E il risultato biometrico, ripeto, stiamo parlando solo di 108 occhi, è molto più soddisfacente usando queste due cose. Ovviamente se noi vogliamo fare della chirurgia della cataratta veramente refrattiva, dobbiamo fare una buona misurazione dell'occhio, di tutti i parametri che ci consentono di inserire dei dati dentro le formule appropriate in modo tale da raggiungere veramente l'obiettivo. Diciamo, e questa è l'ultima. No, c'è una prima che l'ha messo dopo, guarda, scusa, parla, torna indietro, scusa. Vediamo se passa indietro. Tu la tua esperienza... Finali. Abbiamo già detto, come tutti, un ottimo feedback dei pazienti, ecco, utili per ottimizzare la scelta della forma di cui stavi parlando tu, secondo noi la lunghezza assiale e la profondità della camera anteriore. Pupillometria, un diametro pupillare superiore ai 4,8 non abbiamo notato niente, però anche direi che con pupille di diametro diverso non mi aspetto sorprese, non abbiamo avuto sorprese in rapporto con i suoni disturbi con la multifocale. Ecco. Diciamo che forse questa lente non va bene per pupille molto strette. Beh, molto strette, 3,5-4, no, però, sì. Perché avendo questo, chiamiamolo, fuoco centrale, di due, diciamo, potrebbe creare qualche problema nella visione, sì. Diciamo, soprattutto nella visione lontana. Ecco, il punto è cosa succederà quando cominceranno a uscire, come dicono, vedremo se l'Alcon ci arriverà, quando usciremo dal range di più 15, più 25, quando ci si addentra in occhi che hanno magari angolo K diverso, ma ecco, sarà un po' più complicata. Però l'impressione è ottima e io me la sento di proporre. Come diceva Edoardo, diventa quasi una lente di prima, sta diventando una lente di prima scelta. Ecco. Superi il problema commerciale, poi diventa una lente di prima scelta. Sì. Beh, non esageriamo, abbiamo 108, cioè, aspettiamo con 10.000, poi dopo vedremo. Diventa una lente di prima scelta. Ma aspetto qualche sorpresa, quando ci si lancia poi dopo qualche sorpresa arriva. Qua devi lavorare sulla biometria, è fondamentale, lo sai che la cataratta ormai ce la giochiamo sulla biometria, quindi io uso tre biometri, tre formule, ogni volta è sempre una scelta ponderata. E al fine di capire il risultato, poi comunque quando fai l'autorefrattometro il giorno dopo, nei giorni successivi, bisogna stare un po' attenti perché l'autorefrattometro dà sempre un valore leggermente negativo, sì. Cioè dà sempre meno 0,25, meno 0,50, in realtà la lente è 0. Semmai se vi dà 0 è possibile che sia più 0,25, quindi fate un annebbiamento positivo come consigliano ad Alcon, oppure
un attimo di bicromatico o comunque prima di aggiungere lenti, vedete che per capire che cosa avete ottenuto, vedete che risultato vi dà poi il paziente. Quando abbiamo la formula siamo approfondendo il punto di quale formula usare e poi dopo diventa la lente di prima scelta. Non ci siamo ancora su quello. Io credo che tendere a proporre come lente di prima scelta dobbiamo aspettare un po' di più, siamo su pochi casi. È stato l'anno del lockdown, diciamo, no? Quindi che le esperienze sono molto positive molto in questo positive. Senso. Adesso dobbiamo confermare tutti questi dati con dei numeri molto forti, però io ho visto delle relazioni fatte in altri paesi con questa lente, i risultati sono molto simili, anzi forse anche migliori, per cui diciamo che è una lente veramente promettente per la correzione della visione intermedia, soprattutto per la visione intermedia, per la correzione della presbiopia e oltre che della cataratta, naturalmente della facchia. Vediamo qualche caso clinico, vediamo un attimino cosa fornisce questa lente. Abbiamo questo paziente che viene da noi per una cataratta con una situazione, diciamo, tipica della paziente con cataratta, che ha difficoltà a visione da lontano e da vicino porta il suo occhiale. Caratteristiche cliniche sono molto tranquille, non ci sono anomalie particolari, tutto in condizioni favorevoli, la topografia è bella. Come dicevo prima, io inizialmente ho fatto tutti i casi molto, molto tranquilli, molto, diciamo, regolari come condizioni fisiologiche. Vediamo anche l'OCT è molto bello, non ci sono anomalie. Quindi abbiamo fatto anche un questionario al paziente per sapere cosa voleva, cosa non voleva, e in base a questo questionario poi abbiamo deciso di proporre questa lente. E abbiamo fatto questo intervento, anche noi facciamo quasi sempre la Frax in tutti i nostri occhi, e abbiamo impiantato due viti bilaterali con un progetto di avere una target di emetropia in tutti e due gli occhi. Paziente molto soddisfatto del risultato e quindi molta soddisfazione anche per chi ha fatto l'intervento, perché non, il paziente non, diciamo, deve essere contento, ma deve essere contento anche il chirurgo. Ci sono due cose, ovviamente soprattutto il paziente che deve essere contento. Per cui vediamo la diapositiva, non mi va avanti. Ecco, abbiamo poi rifatto il questionario al paziente e il paziente riesce a fare quasi tutto senza occhiali, solo nella visione da vicino ha bisogno di un piccolo aiuto, ma anche un aiuto modesto, perché è un più uno, perché quando uno vuole leggere, soprattutto in visione notturna o in visione serale, diciamo, quando l'occhio è un po' più stanco, quando c'è meno luce, quando la pupilla non è più quella, diciamo, stretta della visione diurna. Per cui il paziente è molto soddisfatto di questa lente, questo è stato uno dei nostri primi pazienti che ci ha molto entusiasmato, per cui abbiamo proseguito a fare poi altri interventi. Abbiamo questo paziente invece un po' diverso dall'altro, abbiamo questo paziente che aveva fatto un intervento di cataratta fatto da me con un impianto di una lente sempre multifocale. E il paziente, malgrado avesse ottenuto dei risultati, diciamo, funzionali molto buoni, il paziente non era molto contento del risultato, o meglio, era contento di quello che era la sua visione da lontano, della sua visione da vicino, la lente era perfettamente centrata, la lente forniva un'acuità visiva molto buona, però la qualità visiva che il paziente voleva non l'abbiamo ottenuta. Abbiamo discusso, controdiscusso, parlato con questo paziente per settimane e settimane, cosa facciamo, cosa non facciamo. Poi alla fine mi sono deciso di fare un espianto e di impiantare una VVT bilaterale. Abbiamo fatto il questionario al paziente per sapere un attimino qual era la sua situazione, da lontano, da vicino, eccetera, eccetera, vedere cosa riportava, perché ci era utile poi per sapere come si sarebbe, diciamo, comportato nel questionario dopo l'intervento. E abbiamo fatto quindi l'espianto di questa lente e abbiamo rimpiantato due VVT con lo scopo di ottenere la emetropia. Ecco, vi mostro anche l'intervento. Io ho messo a punto una tecnica molto precisa, molto accurata per gli espianti. Purtroppo per varie ragioni ho dovuto espiantarne parecchie lenti negli scorsi anni, qualcuna di mia, qualcuna non mia. E
diciamo, fondamentale è utilizzare una tecnica molto precisa, come in questo caso, tanto usare molto bene il viscoelastico in camera anteriore, bisogna staccare bene la capsula anteriore dalla lente, bisogna iniettare il viscoelastico dietro la lente in modo da creare spazio, bisogna iniettare il viscoelastico dove ci sono le loop in modo da cercare di staccarle dalla capsula anteriore. Bisogna avere un po' di pazienza, cercare di non stressare il sacco capsulare. Bisogna veramente fare una chirurgia accurata, perché questi pazienti che hanno chiesto un impianto di lente multifocale o bifocale hanno comunque delle esigenze visive molto importanti, quindi noi dobbiamo essere in grado, quando decidiamo di fare una cosa così grave come un espianto e la sostituzione con un'altra lente, di essere in grado di fornire un bel risultato funzionale e visivo dopo. Questa lente, quindi, è importante portarla in camera anteriore bene, senza danneggiare la zonula, creando un sacco capsulare che sia favorevole poi per l'impianto successivo. Si può tagliare la lente, si può piegare, si può estrarla intera, questo decide il chirurgo come vuole. Io in questo caso ho deciso di tagliarla in due pezzi e di espiantare le due porzioni. Dopodiché, diciamo che ho conservato un bel sacco. Se avessi avuto qualche dubbio sul sacco avrei impiantato comunque un anellino, ma non ce n'era bisogno in questo caso, e ho impiantato questa Viviti che entra molto facilmente come tutte le lenti di questo tipo, con risultato funzionale molto buono. Abbiamo una lente torica naturalmente, perché il paziente aveva comunque una multifocale torica, era un astigmatismo abbastanza consistente, e questo è l'esame al Verium a fine intervento, quasi a fine intervento, perché la lente è ancora un pochino decentrata, poi la centrerò un pochino meglio. Paziente molto soddisfatto del risultato, molto contento, felice lui, felice anch'io, abbiamo risolto il problema di questo paziente che non ha, con lente diciamo di altra categoria, di alta focalità, diciamo, non era soddisfatto del risultato. Scusa, a nessuno è mai capitato di espiantare una Viviti? A tutti è capitato di espiantare la trifocale o anche le difrattive? No. Non è mai successo questo? Però assolutamente no. Questo mi sembra già un bel punto di... perché l'espianto di trifocali o anche di EDOF difrattive credo sia esperienza di tutti, no? Sì, certo. Ecco, anche forse su numeri più bassi di questi. Quindi non è mai capitato a voi? No. Io ho dovuto espiantare l'anno scorso una lente non impiantata da me, per fortuna, impiantata 8 anni fa. Una multifocale, questo paziente aveva girato praticamente mezza Italia, tutti gli avevano sconsigliato di fare l'espianto perché ormai era troppo tempo. Con un po' di pazienza, con un po' di calma sono riuscito a espiantarlo, ho impiantato un'altra bella lente, devo dire che i risultati si ottengono in questi casi, quando il paziente è veramente insoddisfatto, quando il paziente è veramente teso, quando il paziente è veramente ansioso, quando non vive male questa situazione. Non si può lasciarlo così tutta la vita, francamente, bisogna prendere la decisione. Però, complimenti, perché l'intervento non era banale di sostituzione, no, no. Quindi... No, ma infatti sono decisioni gravi queste che richiedono molta, sì, molto colloquio col paziente, bisogna spiegare bene questa cosa. Allora, restiamo che la prima Viviti impiantata ce lo comunichiamo, perché così la prima... ci siamo. Ma io non guardo, cioè, se la devi espiantare, ma è perché hai sbagliato il potere, cioè non è... Adesso vai ad agio, no, no, caso. No, non credo. Vai. Guarda, è un paziente che... questo è un paziente che aveva un angolo K ampio, perché è un ipermetrope di 2 diottrie, per cui abbiamo messo una lente che è proprio al limite del potere disponibile, e voleva assolutamente cercare di ridurre la sua dipendenza dagli occhiali e voleva il massimo della qualità visiva, perché di professione fa la gemmologa, quindi non poteva rischiare di avere riflessi che in qualche modo potessero alterare la sua capacità professionale. Oltretutto questo angolo K me la sconsigliava comunque per una multifocale. Impiantando la Viviti con la micromonovisione di 0,50 è venuto un risultato veramente eccellente, perché la paziente non utilizza più occhiali né da lontano né da vicino né da intermedio, li utilizza rarissimamente quando legge la sera che ha poca luce, ma praticamente ha una micromonovisione, si vede bene la berrometria, la zona refrattiva, l'OPD, dove l'occhio sinistro ha proprio la 0,50 di negatività e l'altro, l'occhio dominante invece a 0, si vede bene anche
il cerchio dell'anello refrattivo. Un altro caso interessante era quello di un ragazzo, ormai non più ragazzo, che aveva fatto la PRK tanti anni fa e felicissimo, gli è arrivata una cataratta, nel 18 gli ho messo una lente torica con ottimi risultati e alla fine è arrivata anche nell'altro occhio. Allora abbiamo deciso di mettere una Vivity nel secondo occhio e il paziente è veramente molto soddisfatto perché ha ritrovato una ottima visione binoculare, una minor dipendenza dagli occhiali perché avendo una lente EDOF ha una visione molto elastica e ha proprio la sensazione di avere un occhio più naturale, come avevo già detto prima. Poi ci sono altri casi, forse no, abbiamo esaurito i casi clinici particolari. Se Lucio hai qualche altro commento. Dunque, sulla monolateralità, nel senso che abbiamo pazienti che hanno già magari un impianto monofocale precedente. Secondo me questa è una lente che si presta molto bene per fare una cosa del genere. Non tutti i pazienti hanno la cataratta bilaterale da operare oggi una e domani l'altra. Qualcuno ha necessità di farsi operare un anno dopo, due anni dopo, perché magari l'altro occhio è perfettamente trasparente. Quindi bisogna prendere decisioni sul tipo di lente da impiantare. E questa lente si presta molto bene per una cosa del genere, perché il paziente la vive molto bene come occhio, diciamo, non nota una differenza di qualità visiva, non nota sensibilità e contrasto diversa, non nota aloni, non nota queste problematiche che ci sono. Sono assolutamente d'accordo su questo, perché avevo detto sono più di 200 i casi impiantati, 54 pazienti hanno fatto la bilaterale, ma molti anche sono da mesi monolaterale e non hanno fastidio. Questa è una cosa che ti mette sempre più tranquillo. Ti dirò il mio pensiero, un paio di settimane fa ero in Sudafrica a giocare a golf con un signore che faceva fatica a vedere da lontano, a vedere la pallina nel putting eccetera eccetera. Parlando gli ho detto: senti, a un certo punto secondo me potresti fare un intervento, ma io non ho cataratta, non ho niente, ma mi sono fatto visitare qualche settimana fa dal mio oculista in Germania e ho detto: guarda, secondo me se ti fai impiantare due Vivity vedi bene da lontano, vedi bene nel gioco, quindi risolvi tutti i tuoi problemi visivi. Io ho dato l'indirizzo di un collega in Germania che impianta le Vivity. Quindi questa non sai come è finita, potrà giocare ancora a golf. Quindi è una cataratta per il golfista, ma anche per la casalinga che deve preparare da mangiare. Soprattutto per, secondo me, il paziente ideale è il paziente che passa tante ore al computer. Certo. Perché questo, a questa distanza, specialmente se ha un monitor un po' grandino, che non ha un monitor piccolo, ma anche per il paziente che vuol leggere sull'iPad o anche che vuol fare una telefonata, ma anche la casalinga, come dicevi tu, quando la casalinga, io la vedo bene, quando va al supermercato, che deve leggere quello che c'è là sopra, magari vedere quali sono le caratteristiche del prodotto, vedere la scadenza, vedere il conto della cassiera, e questa lente gli consente di essere autonoma, di essere indipendente dagli occhiali, di cavarsela in qualunque situazione. Secondo me questa è una lente che farà grandi risultati. Poi se usi un tablet hai un contrasto perché è illuminato, retroilluminato, e questo ti consente anche di diminuire la distanza, di stare anche a 40 cm, di vederlo bene. Vediamo se ci sono domande del pubblico, mi farebbe piacere scambiare qualche opinione con altre persone invece di discutere fra di noi. Luca, ci senti? Noi sì, mi sentite, no? La tua esperienza molto monolaterale com'è? Sì, riguardo l'intermedio, noi siamo molto dentro casa oggi, poi in quest'ultimo anno soprattutto casa, ufficio, quindi l'intermedio è sempre più fondamentale perché si usa sempre più il computer a distanza intermedia. Riguardo la monolateralità abbiamo 4 casi in effetti monolaterali e devo dire che mentre nelle multifocali era quasi d'obbligo farle a distanza di una settimana, insomma molto ravvicinati per far andare d'accordo il cervello, qui assolutamente nessun paziente ha richiesto per forza l'altro occhio avendo comunque 10 decimi, quindi abbiamo operato cataratte in emmetropi con miopia d'indice in un solo occhio.
e sono contentissimi perché hanno mantenuto vedono la differenza rispetto all'altro occhio, che vedono meglio sia da vicino che da lontano, perché hanno un contrasto migliore, perché non hanno più la cataratta, mentre di là magari hanno un po' di sclerosi del cristallino e vedono meglio da vicino. Chiaramente dipende molto dall'età, perché abbiamo pazienti più giovani che magari intorno ai 50-55 anni avevano sviluppato una cataratta monolaterale, ancora un pochino accomodano nell'altro occhio, quindi non sfruttano la visione da vicino e nella binocolarità. Quindi normalmente se ne accorgono soltanto quando gli chiudi un occhio, gli fai vedere che con l'occhio con la viviti ci vedono bene da lontano e intermedio. Mentre invece i pazienti ideali alla monolateralità, secondo me, sono appunto questi qui con la miopia d'indice, che riescono a mantenere un vicino accettabile e un ottimo intermedio con un ottimo lontano, ma anche e soprattutto gli emmetropi e i lievi miopi, quindi da meno 0,50 a meno 1, meno 1,50, che mantengono l'intermedio e il vicino uguale all'altro occhio, quindi continuano a non portare gli occhiali, e da lontano notano nettamente la differenza tra l'occhio che hanno la miopia 1, 1,50, 0,50 e che stanno a zero con la viviti. Quindi in questo caso la monolateralità non dà nessun problema, perché chiaramente non notano gli aloni e tutti i disturbi della multifocale, avendo una lente che dà ottima performance da lontano senza effetti collaterali. Noi che abbiamo impiantato questa lente, che abbiamo visto i risultati, ci farebbe piacere impiantarla anche in casi effettivamente con degli estremi, diciamo, diottrici più ampi, cose che per il momento ancora c'è qualche difficoltà. Comunque la lente è torica, e questo è importante, noi la associamo sempre con una flax che ci dà maggiore garanzia di centraggio e di risultati, e quindi piena soddisfazione. Qualche domanda ancora non è arrivata. Vi faccio una domanda io, sì. Allora. A un paziente molto miope che decide, ovviamente è arrivato il momento di fare la cataratta, e lui dice no, io voglio tenermi gli occhiali da lontano perché voglio vedere benissimo da vicino, assolutamente. Facciamo target 2,50, 3 come al solito per farlo leggere da vicino, o facciamo una viviti con un target di meno 0,50 in un occhio, meno 1 nell'altro? Adesso, come dicevo prima, il potere non c'è per i miopi elevati, però il giorno che ci sarà, senz'altro, il miope. A me piace questa idea, e comunque sia, in questi casi qui in particolare, io insisto un pochino col paziente per fare una monovisione. Perché sono felicissimi, perché rimangono con una miopia lieve, che gli consente di stare senza occhiali in casa, nella vita di tutti i giorni, leggono benissimo da vicino e si mettono l'occhiale solo per guidare la sera. Per cui ottieni quello che loro desiderano, però gli dai un'acutezza visiva naturale molto superiore che non l'acutezza che avrebbe con una miopia di 2 diottrie, 2,5 diottrie. Il problema grosso è la biometria qui. Il problema è sempre quello. Cioè, cosa, cioè, se torniamo sempre lì. La precisione su un miope elevato, cioè, ecco, dipende da... Ecco. Io aspetto che arrivino le toriche di valore più alto, questo sì che ci manca, perché adesso abbiamo la T3 e la T4. Ecco. Però a me manca la T2. Io aspetto, soprattutto, la T2 io aspetto soprattutto quelle di valore più basso invece, perché secondo me quelli con la T2 sono molto di più di quelli che poi saranno quelli con la T6, T7, T8 e T9, perché comunque l'astigmatismo basso influisce, cioè un paziente con... 0,75 e 0,85, io purtroppo la viviti non gliela posso mettere, a meno che non mi invento delle incisioni arcuate con il femto, incido a largo l'incisione, però insomma i cilindri più bassi, però, secondo me sono ancora più importanti di quelli più alti. Perdona parecchio. Comunque questa lente adesso viene commercializzata un po' in tutto il mondo, perché anche in Sudafrica la commercializzano fra un paio di settimane. E poi a settembre arrivano i bassi poteri. E adesso mi sembra che abbia ottenuto anche l'approvazione dell'FDA per gli Stati Uniti, e anche qui tra l'altro anche i poteri che ci sono adesso mancanti saranno a settembre, saranno disponibili, quindi per cui avremo ampie possibilità di impiantare questa lente anche in pazienti che oggi non siamo costretti a rifiutare. Vediamo se c'è qualche altra domanda. No? Va bene, io direi che se qualche commento finale, due commenti finali, e poi chiudiamo la serata, lasciamo che tutti quanti vadano a cena. Perfetto, è una lente che lascia molto tranquilli. Io non concordo perfettamente con voi sulla
micro monovisione, perché al paziente la propongo come una monofocale e allora devo spiegargli che deve vedere Menea con un occhio e non tutti sono d'accordo su questo. Poi il risultato c'è, però nella presentazione devi tenere questo. Ma guarda, prima di Viviti quasi sempre facevo monovisione un po' più spinta con le lenti monofocali. Questa è molto più facile, perché ottengo un risultato enormemente migliore e soprattutto più garantito. Con le monofocali a volte... Sì, però dimmi una cosa, uno astigmatismo irregolare non metteresti una lente di questo genere? Allora, questo è uno dei problemi dove rientri nella selezione del paziente. Deve avere una cornea che non abbia una distrofia di Fuchs, che non abbia una cornea con astigmatizzazione, perché sennò generi e un occhio secco riflessi. Perché la multifocale, per esempio, l'occhio secco no, perché è come una monofocale, allora non gli fai la cataratta, diciamo, cioè, che questo punto. Tutti i pazienti che hanno un occhio secco vero, che sia monofocale o multifocale, si lamenteranno, qualche problema ce l'hanno, cioè, diciamo, sì. Ce l'hanno molto di più nella multifocale, e una lente come questa ce l'hanno molto meno della multifocale, praticamente uguale a quello che è la monofocale direi di sì, occhio secco. È quasi finito. Mi ricordo che prima dell'incontro abbiamo parlato con Buratto, è rientrato dal Sudafrica per noi e raccontava che è 20 anni che va in Sudafrica, è andato una volta, si è innamorato. Mi ha colpito molto l'inizio della serata, perché è un geniaccio, insomma, è un genio, è uno che capisce prima degli altri come muoversi. No, è sempre stata così la tua storia. C'è l'estate piena, 30 gradi, sole, clima stupendo, si mangia bene, si sta bene, ci sono tante cose belle. Capisci un po' prima degli altri, è stato così all'inizio della FACO. Rientro, ma l'ho fatto su 3500 esami, però insomma no, va bene. Sì, è arrivato per parlare della Viviti, quindi l'Alcon ti va sarà bene, riconoscente. Ecco. Ringrazio tutti quanti, ringrazio Alcon per averci dato questa bella lente, buona serata a tutti quanti e spero che abbiate presto occasione di provarla.